Nell'intricato mosaico della storia, poche istituzioni ispirano tanto timore quanto l'Inquisizione spagnola. Nata durante il regno di Ferdinando e Isabella nel 1478, questa zelante istituzione avrebbe gettato una lunga e oscura ombra sulla Spagna e sui suoi territori per oltre 3 secoli. Ma cosa rendeva l'Inquisizione così formidabile? E come i suoi spietati metodi di punizione e processi hanno plasmato la psiche di una nazione? Immagina di trovarti nei panni di Tomás de Torquemada, l'infame primo inquisitore generale, che sotto la sua cupa supervisione ha visto innumerevoli individui sottoposti a torture inimmaginabili e a brutali punizioni. Immagina l'eco inquietante dei martelli contro il legno mentre venivano erette le piattaforme dell'auto da fé, luoghi di penitenza pubblica e, troppo spesso, esecuzione. Come osservò una volta Voltaire, il pensatore dell'illuminismo francese, coloro che possono farti credere in assurdità possono farti commettere atrocità. L'Inquisizione spagnola, con le sue complesse accuse di eresia e metodi di interrogatorio meticolosamente crudeli, rimane una testimonianza inquietante di queste parole. Unisciti a noi mentre viaggiamo nel cuore dell'oscurità, che era l'Inquisizione spagnola, sezionando i suoi metodi inquietanti e le personalità che la guidavano. Benvenuti al diario di Giulio Cesare. L'alba delle ombre, la nascita dell'Inquisizione spagnola. Nel tramonto del XV secolo, un'ombra scura emerse sulla Spagna, la genesi dell'Inquisizione spagnola. Quest'istituzione minacciosa nacque da un intricato arazzo di potere, paura e fervore religioso zelante. Torniamo indietro al 1478, alla grandezza del regno spagnolo sotto il regno dei re cattolici, Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia. L'Inquisizione spagnola fu una figlia del suo tempo, un'epoca definita dalla ricerca dell'unità in un regno pervaso da diverse fedi. Ferdinando e Isabella, fermi credenti nell'uniformità religiosa come fondamento dell'unità politica, avviarono l'Inquisizione come strumento di unificazione. Il loro regno, che iniziò quando si sposarono nel 1469, fu un periodo di consolidamento, dove furono seminati i semi di una Spagna unificata. Ma l'unità aveva un prezzo spesso pagato da coloro che non si allineavano con la fede cattolica. Ora potreste chiedervi, cosa spinse questi monarchi a stabilire un'istituzione del genere? I re cattolici furono influenzati da una potente miscela di ambizione politica e devozione religiosa. Il regno spagnolo era casa di un intricato arazzo di credenze religiose. Ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco con i cristiani. Le loro fedi si fondono in una vibrante, sebbene delicata, armonia. Tuttavia questa armonia era vista come una potenziale minaccia, una linea di frattura che poteva distruggere l'unità del regno. Con la caduta di Costantinopoli nelle mani degli ottomani nel 1453, un senso di presagio e urgenza si diffuse in Europa. Anche i re cattolici furono sollecitati dalla minaccia di invasione religiosa. La Spagna era stata solo di recente riconquistata dal dominio musulmano in un lungo conflitto conosciuto come la Reconquista, e le paure di una rinascita erano elevate. Così l'Inquisizione divenne una fortezza della fede, una salvaguardia contro una potenziale corruzione religiosa e ribellione. È importante ricordare una certa coppia infame che servì come ingegneri della macchina dell'Inquisizione, il re Ferdinando e il gran inquisitore Tomás de Torquemada. Torquemada, un frate domenicano e confessore della regina Isabella, è spesso raffigurato come il volto severo dell'Inquisizione spagnola. La sua ferma convinzione nella purezza cattolica, insieme alla sua influenza sulla regina, plasmò significativamente la traiettoria dell'Inquisizione. Ora sveliamo una curiosità della storia. Si crede che la regina Isabella, nonostante il suo fervore, fosse inizialmente riluttante a sanzionare l'istituzione dell'Inquisizione. Tuttavia, una bolla papale emessa da Papa Sisto IV nel 1478, combinata con la persuasione di Torquemada e le pressanti preoccupazioni religiose dell'epoca, portò infine al suo assenso. Così l'Inquisizione spagnola, un'istituzione sinonimo di persecuzione religiosa, nacque. La sua fondazione non fu un evento isolato, ma un riflesso dello Zeitgeist, un'epoca segnata dalla paura, dal potere e dalla ricerca incessante di unità religiosa e politica.
Ombre e fiamme, gli inquisitori di Spagna. La narrazione dell'Inquisizione spagnola non è completa senza un'analisi approfondita dei profili dei suoi esecutori più eminenti e infami, gli inquisitori stessi. Il primo tra queste figure ombrose a richiamare la nostra attenzione è Tomás de Torquemada, un nome che, nel corso dei secoli, è diventato sinonimo di intolleranza religiosa e l'incarnazione della natura severa e inflessibile dell'Inquisizione. Torquemada fu nominato primo grande inquisitore di Spagna nel 1483, servendo sotto il regno di Ferdinando, il secondo d'Aragona, e Isabella, la prima di Castiglia. Un frate domenicano, proveniente da Valladolid, non era solo un esecutore dell'ortodossia, ma anche un confessore e consigliere fidato della regina Isabella. Fu la sua influenza a essere fondamentale nel plasmare il percorso dell'Inquisizione, trasformandola in uno strumento temibile e temuto di uniformità religiosa. Il regno di Torquemada, come grande inquisitore, fu contrassegnato da un impegno zelante alla purezza della fede. Era inflessibile nella sua convinzione che l'eresia fosse un contagio che doveva essere debellato. Guidato da questa convinzione, estese la portata dell'Inquisizione oltre gli ebrei convertiti per includere i conversos, individui che si erano convertiti dall'ebraismo o dall'Islam al cristianesimo. Questi individui vivevano sotto una costante ombra di sospetto, la loro fede era messa in discussione e la loro fedeltà alla corona messa alla prova. Ma il racconto delle figure notorie dell'Inquisizione non finisce con Torquemada. Il suo successore, Diego Deza, un uomo di notevole acume intellettuale, non era meno formidabile. Nominato nel 1499, Deza era un teologo spagnolo e arcivescovo che servì come educatore al giovane principe Juan, figlio dei monarchi cattolici. Tuttavia, il suo contegno erudito fece poco per mitigare la sua posizione come inquisitore. Un'altra figura che merita la nostra attenzione è Juan de Zumárraga, il primo arcivescovo di Messico e un prominente inquisitore durante la colonizzazione delle Americhe. Sebbene fosse uno studioso e un protettore dei diritti indigeni, è anche ricordato per il suo ruolo nella conduzione di uno dei primi auto da fe nel Nuovo Mondo, dimostrando l'ampia influenza dell'Inquisizione. L'impegno netto di questi inquisitori alla loro causa ci porta a un aneddoto notevole. Si dice che quando Torquemada fu messo sotto pressione dai monarchi per mostrare clemenza verso i conversos, presentò loro un crocifisso dicendo: «Giuda Iscariota vendette Cristo per 30 monete d'argento. Vostre altezze lo stanno vendendo per 3.000 ducati. Ecco qui, prendetelo e vendetelo». Il suo fervore, catturato in questo incidente, rifletté la natura risoluta e inflessibile dell'Inquisizione spagnola. Questi uomini, con il loro impegno inamovibile all'ortodossia e al potere, erano l'incarnazione dell'Inquisizione spagnola. Erano la forza trainante dietro un'istituzione che ha plasmato il corso della storia spagnola, un capitolo inciso in ombre e fiamme, una testimonianza di un'epoca in cui potere e fede erano i due lati della stessa medaglia, lasciando un'impronta indelebile sulle pagine della storia. Echi dell'invisibile, gli strumenti impietosi dell'Inquisizione spagnola. Nelle oscure camere dell'Inquisizione spagnola, il velo del mistero si apre per rivelare metodi inquietanti di interrogatorio e punizione, testimonianza di un'epoca in cui la paura era uno strumento maneggiato con implacabile precisione. Quest'epoca, impregnata del terrore di un giudizio invisibile, fu testimone dell'implementazione di metodi brutali e implacabili di estrazione e castigo pubblico. Tra gli strumenti inquietanti impiegati, l'infame telaio occupa un luogo di terrore. Era una struttura in legno, di solito con rulli, dove l'accusato sarebbe stato legato, i suoi arti legati a catene. Ad ogni giro del rullo, le catene si stringevano, allungando l'individuo a lunghezze insopportabili, una cruda parodia dei limiti umani. Poi c'era lo strappado, un dispositivo apparentemente semplice con implicazioni orribili. L'accusato avrebbe avuto i polsi legati dietro la schiena, dopodiché sarebbe stato sollevato da terra con una carrucola, il proprio peso creava una tensione dolorosa. Occasionalmente veniva imposta una crudeltà aggiunta, con pesi attaccati ai piedi della vittima, amplificando il tormento esponenzialmente. Il waterboarding, termine più recentemente associato ai tempi moderni, trovò anche un posto nel repertorio dei tormenti dell'Inquisizione.
Conosciuto allora come tortura dell'agua, questa forma di tortura costringeva l'accusato ad ingerire acqua versata in un panno posto sopra la loro bocca e il naso, creando una sensazione di annegamento. Eppure, la macchina dell'Inquisizione non era confinata a camere nascoste di tormento. Estendeva la sua dura presa alla sfera pubblica sotto forma di cerimonie auto da fé. Questi eventi erano grandi manifestazioni pubbliche, uno spettacolo teatrale di penitenza, giudizio e spesso esecuzione. L'auto da fé, termine derivato dal portoghese per atto di fede, era una tetra parata di coloro che erano stati giudicati colpevoli, un potente simbolo dell'implacabile autorità dell'Inquisizione. Una delle più famose cerimonie auto da fé ebbe luogo a Madrid nel 1680. Questo evento, orchestrato dall'inquisitore Francisco Sotomayor, fu presenziato dal re di Spagna Carlo II. La grandezza dell'evento, con la sua grandiosità e i risultati inquietanti, fu vividamente catturata in un dipinto di Francisco Rizzi, servendo come un'inquietante promemoria del pugno di ferro dell'Inquisizione. Nelle cronache storiche dell'Inquisizione, una storia inquietante racconta di un'auto da fé nel 1491 a Zaragoza, dove sei individui furono condannati per aver presumibilmente causato la morte di un bambino. Questo evento diede origine al mito di El Santo Niño de la Guardia, una storia manipolata dall'Inquisizione per incitare paura e animosità contro coloro che cercava di controllare. Le parole riecheggiavano attraverso queste cerimonie, un cupo mantra che definiva lo scopo dell'Inquisizione: purga l'eresia, purifica l'anima. Un'istituzione che esercitava il suo potere sotto le spoglie della purificazione spirituale ha lasciato una cicatrice indelebile sulle pagine della storia. Sotto l'occhio immobile, il corso inflessibile dei processi inquisitori. Entrando nel regno dell'Inquisizione spagnola, ci troviamo avvolti in un intricato labirinto di accuse e processi. Gli ingranaggi di questa formidabile macchina iniziavano a girare quando veniva fatta un'accusa di eresia, una situazione che poteva essere instigata da chiunque, da un vicino vendicativo a un chierico sospettoso. Anche voci o prove indirette potevano bastare per invitare il temuto bussare dell'Inquisizione. Una volta accusato, l'individuo veniva preso, spesso senza alcun preavviso, e trasportato nelle oscure camere dell'Inquisizione. Qui iniziava l'intimidatorio processo di interrogatorio, un viaggio angosciante senza garanzia di sopravvivenza. Accuse, confessioni, denunce. Questi erano gli echi inquietanti all'interno delle camere del tribunale. L'idea della limpiezza de sangre, o purezza del sangue, era un influenzatore chiave in questo processo. Questo concetto, radicato nell'assunto della purezza ereditaria, era un test decisivo per l'accettazione sociale. Si riteneva che i vecchi cristiani, la cui stirpe non era contaminata da ascendenze ebraiche o musulmane, fossero superiori, mentre i nuovi cristiani, che si erano convertiti dall'ebraismo o dall'islam, erano costantemente sotto sospetto. Così, la purezza del sangue divenne sia una spada che uno scudo, proiettando una lunga ombra sui processi. Ci si potrebbe chiedere sulla giustizia di questi processi. Un punto vitale da comprendere è che la bilancia della giustizia era fortemente inclinata a favore dell'Inquisizione. Gli accusati non venivano informati dei loro accusatori, né erano sempre a conoscenza delle specifiche accuse contro di loro. Questa visione offuscata della giustizia non era un caso. Era una strategia attentamente coltivata per mantenere il potere dell'Inquisizione e per tenere gli accusati in uno stato di incertezza. Sorprendentemente, non tutti i processi si concludevano con un verdetto cupo. Infatti, uno studio dello storico Henry Kamen suggerisce che tra il 1540 e il 1700 solo circa il 2% di coloro che affrontarono i tribunali dell'Inquisizione a Valencia e Barcellona furono giustiziati. Tuttavia, ciò non diminuisce la terrificante esperienza del processo o il significativo numero di individui sottoposti a pubblica umiliazione, confisca di proprietà o lunghe detenzioni. I processi dell'Inquisizione non erano solo una procedura giudiziaria, erano una rappresentazione attentamente orchestrata del potere. Un caso che lo dimostra in modo evidente è il processo di Ignazio di Loyola nel 1526. Ignazio, il futuro fondatore dell'ordine gesuita, fu accusato di eresia a causa delle sue pratiche spirituali non convenzionali. L'Inquisizione vide in lui una potenziale minaccia per l'ordine religioso
e lo mise sotto processo. Anche se Ignazio fu assolto, il messaggio era chiaro. L'occhio dell'Inquisizione era immobile e onnipresente. Ombre sul bivio. Le diverse vittime dell'Inquisizione spagnola. Nel panorama dell'Inquisizione spagnola, nessun angolo era al sicuro dal suo sguardo sempre vigile. L'istituzione monolitica focalizzò inizialmente il suo implacabile scrutinio sui giudei convertiti, conosciuti come conversos, e i loro omologhi clandestini, i marranos, che professavano pubblicamente il cristianesimo mentre praticavano privatamente l'ebraismo. Questo intenso scrutinio era radicato in un profondo sospetto di conversioni insincere e nella percepita minaccia che queste rappresentavano per l'ordine sociale cristiano. Nella tarda XIV e all'inizio della XV secolo, i conversos, nonostante la loro conversione, si trovarono ad affrontare l'isolamento sociale ed economico, la loro nuova fede non sufficiente a proteggerli dallo stigma della loro ascendenza ebraica. Una figura di spicco in questa comunità era Diego Arias Dávila, il tesoriere reale del re Enrico II di Castiglia. Nonostante il suo alto rango, Dávila e la sua famiglia furono presi di mira per le loro origini ebraiche, un duro promemoria che nessuna elevazione di rango poteva garantire sicurezza dalla portata dell'Inquisizione. Con l'alba del XVI secolo, l'attenzione dell'Inquisizione si espandeva, gettando una rete più ampia che intrappolava un altro gruppo minoritario, i Moriscos, o musulmani che si erano convertiti al cristianesimo. In una tragica ironia, questi convertiti, che avevano adottato la fede cristiana in cerca di accettazione sociale, si ritrovarono invece sotto l'intenso scrutinio dell'Inquisizione, la loro sincerità nuovamente messa in discussione. Un episodio drammatico di quest'epoca coinvolge l'infame rivolta dei Morisco a Granada tra il 1468 e il 1471. I Moriscos, spinti al limite dalle politiche severe della monarchia e della Chiesa, organizzarono una ribellione, la cui repressione alimentò ulteriormente la sfiducia dell'Inquisizione e la rigorosa vigilanza su questo gruppo. Eppure, la rete dell'Inquisizione continuava a diffondersi ancora di più. Con l'affermarsi della Riforma nel XVI secolo, scatenando tumulti religiosi in tutta Europa, i protestanti si ritrovarono nel mirino dell'Inquisizione spagnola. Il caso famoso di Carlos de Seso, un nobile spagnolo che aveva abbracciato il protestantesimo, spicca. Seso, nonostante il suo status nobile, fu arrestato nel 1458, una testimonianza spaventosa dell'indifferenza dell'Inquisizione rispetto allo status sociale quando si tratta di cacciare l'eresia. Infine, le pagine della storia sono macchiate dalla caccia dell'Inquisizione alla stregoneria. Le accuse di tali pratiche oscure potevano portare a conseguenze gravi. Prendete il caso dell'infame processo alle streghe basche nei primi anni del XVII secolo, dove l'isteria di massa e la manipolazione portarono a uno dei più grandi processi alle streghe della storia. L'intervento dell'Inquisizione portò all'auto da fé di Logroño nel 1610, dove diverse persone furono giustiziate, i loro destini sigillati dallo spettro della stregoneria. Intrecciato nell'ombra, il tappezzeria dell'Inquisizione sulla società e cultura spagnola. Lo spettro dell'Inquisizione spagnola era molto più di una semplice istituzione religiosa. La sua influenza permeava ogni aspetto della società, lasciando un'impronta duratura sul tessuto culturale, sociale e politico della Spagna. A partire dal 1478, la mano di ferro dell'Inquisizione afferrò il tessuto sociale. Ha coltivato un clima di paura e sospetto, spingendo la Spagna in un'epoca in cui il vicino osservava il vicino, l'ombra dell'eresia sempre presente. Infatti, Francisco de Quevedo, uno degli scrittori più eminenti dell'età d'oro spagnola, catturò l'ansia di quest'epoca nelle sue opere. I suoi racconti spesso accennano alla pervasiva vigilanza e paranoia. Inoltre, i tentacoli dell'Inquisizione raggiunsero il regno della politica, la sua influenza modellando il panorama politico della Spagna. Era uno strumento utilizzato efficacemente dalla monarchia, che lo utilizzava per consolidare il potere e garantire l'uniformità religiosa. Funse da strumento di controllo, permettendo alla monarchia di mantenere una presa salda sui suoi sudditi e reprimere il dissenso. Il caso di Antonio Pérez, segretario del re Filippo II, illustra questo quando Pérez cadde in disgrazia reale
Le accuse di eresia furono un pretesto conveniente per imprigionarlo nel 1573. Eppure, l'influenza dell'Inquisizione si estese oltre a incutere paura e manipolazione politica. Si intrecciò anche nel ricco tessuto culturale della Spagna. Nel campo dell'arte, le opere di Francisco Goya ne sono testimonianza. Il suo dipinto, Il Tribunale dell'Inquisizione, terminato intorno al 1812, è una raffigurazione cupa del Tribunale dell'Inquisizione, un'incarnazione visiva e austera del terrore dell'istituzione. Allo stesso modo, la letteratura dell'epoca rifletteva l'ombra dell'Inquisizione. Uno degli esempi più convincenti è il capolavoro di Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. Quest'opera iconica affronta in modo sottile il clima di censura e il personaggio di Ricote, un morisco in fuga, riflette la paura affrontata da coloro che erano perseguitati. Lo stesso Cervantes non era estraneo al terrore dell'Inquisizione, essendo stato convocato dall'Ufficio Santo almeno due volte. Anche la musica rifletteva il cambiamento sociale. Le canzoni, un tempo piene delle vibranti influenze delle culture ebraiche, musulmane e cristiane, diventarono più omogenee, mentre l'Inquisizione cercava di sopprimere gli elementi non cristiani. Eppure, in mezzo alla repressione e alla paura, l'Inquisizione alimentò ironicamente una certa resilienza nel panorama culturale. Un senso di sovversione si insinuò nelle arti, visto nella proliferazione di canzoni cripto-giudaiche, espressioni nascoste della fede ebraica nascoste all'interno di melodie apparentemente cristiane, una ribellione silenziosa contro l'uniformità religiosa imposta. Destino femminile nelle fiamme della fede. Mentre ci addentriamo nella storia dell'Inquisizione spagnola, scopriamo la toccante narrazione delle donne, il cui destino era spesso legato ai capricci e ai pregiudizi di un'epoca densa di percezioni legate al genere. Accusate di stregoneria e magia, le donne navigavano in un terreno disuguale di sospetto e pericolo. Le loro storie gettano luce sulla politica di genere dell'Inquisizione. Il riflettore cade per la prima volta su Logroño, Spagna, nell'anno 1610, dove sei donne, le cosiddette streghe di Zugarramurdi, furono accusate di aver partecipato a un'enorme sabba di streghe. Intrappolate dall'isteria pubblica e dalla paura del sovrannaturale, queste donne subirono un destino agghiacciante, alimentando le fiamme dei processi alle streghe basche che mietevano numerose vite. Tra le condannate c'era Maria de Ximildegui, una donna il cui nome è stato da allora inciso nelle cronache dei processi baschi. Accusata di insegnare ad altre donne e ragazze l'arte della stregoneria, la storia di Maria rispecchia la difficile posizione delle donne durante questo periodo, spesso accusate basandosi su pettegolezzi e sospetti. Una figura cruciale che osò sfidare l'autorità dell'Inquisizione fu la regina Isabella, primo di Castiglia. In una lettera del 1480 agli inquisitori, insistette su un'accurata indagine prima di accusare qualcuno di stregoneria. Sebbene i suoi sforzi non placassero la marea, sottolineavano le lotte delle donne, anche quelle in posizioni di potere, nel combattere i pregiudizi predominanti. Spesso la paura del femminile era manifesta nella figura della strega. La strega stereotipata era spesso rappresentata come una donna anziana che viveva ai margini della società, forse esperta in guarigione o ostetricia. Le accuse di stregoneria servivano spesso come sfogo per ansie sociali, economiche o personali e risentimenti, in particolare in tempi di difficoltà. Il Malleus Maleficarum, un testo infame pubblicato nel 1486 da Heinrich Kramer, forniva una giustificazione pseudo-teorica per la persecuzione delle donne. Il titolo, spesso tradotto come Il martello delle streghe, risuonava con le paure di un'epoca e echeggiava nelle camere dei tribunali dell'Inquisizione. Anche se l'Inquisizione spagnola non utilizzò il manuale tanto quanto altre inquisizioni, aiutò a rinforzare i pregiudizi sociali esistenti contro le donne. Nascosta nella narrazione dell'Inquisizione, c'è una curiosità riguardo al potere femminile che rifiutava di essere soppresso. Le donne cripto-ebraiche. Spesso definite come le guardiane della fede, queste donne, come Beatriz Núñez e Isabel Rodríguez, preservavano e tramandavano segretamente le tradizioni ebraiche, sfidando il feroce scrutinio dell'Inquisizione. Emozionanti racconti di resistenza e resilienza si trovano negli scritti di Santa Teresa di Avila, una mistica e scrittrice che navigava abilmente sulla fune tesa dell'ardore religioso e del sospetto.
La sua prosa e poesia, come Non lasciare che nulla ti disturbi, fornivano conforto spirituale ed hanno risuonato attraverso i secoli, modellando il corso della letteratura spagnola e del pensiero mistico. Ombre e specchi. L'Inquisizione spagnola svelata. L'Inquisizione spagnola, un capitolo profondamente radicato nei registri storici della storia della Spagna, è spesso vista attraverso una lente distorta da miti e concezioni errate. Il racconto è avvolto in storie di spietata brutalità e innumerevoli esecuzioni. Eppure, alla fredda luce della verità storica, queste storie spesso si affievoliscono, rivelando le loro inesattezze. Questo non vuole minimizzare la gravità dell'Inquisizione, ma portare in primo piano la vera forma che essa ha assunto. Considerate il mito della letale grandezza dell'Inquisizione. La cultura popolare risuona di storie di milioni che soccombono alla mano di ferro dell'Inquisizione. Eppure, secondo lo storico Henry Kamen, la realtà è notevolmente diversa. Il numero stimato di esecuzioni tra il 1540 e il 1700, forse il periodo più attivo dell'Inquisizione, si aggira intorno ai 2000. Una cifra cupa, sì, ma lontana dai milioni spesso citati. Un altro mito riguarda la pervasiva portata dell'Inquisizione, una rete tessuta in tutta la Spagna. La realtà, tuttavia, indica un quadro più frammentato. L'Inquisizione spagnola non era una singola entità onnicomprensiva, ma piuttosto una serie di tribunali regionali, ciascuno con le proprie peculiarità e gradi di gravità. Come Rodrigo de Vivar, un impiegato amministrativo del Tribunale di Valencia, notò nel 1553, le procedure e le sentenze variavano notevolmente da un tribunale all'altro. Altrettanto persistente è il mito che circonda gli infami strumenti di tortura associati all'Inquisizione, come la Vergine di Ferro. Descritti in dettaglio terrificante nell'immaginazione popolare, si crede spesso che questi dispositivi fossero pilastri dell'Inquisizione. Tuttavia, queste storie crollano sotto esame. Non c'è alcuna prova storica che suggerisca che tali dispositivi fossero usati dall'Inquisizione spagnola. Come riferito dallo storico Gustav Henningsen, la tortura veniva usata raramente e, quando impiegata, era spesso più psicologica che fisica, mirata a ottenere confessioni piuttosto che infliggere danni irreparabili. L'origine di queste concezioni errate è di per sé intrigante. Molti di questi miti sono nati dalla Leggenda Nera, un corpo di letteratura che dipingeva la Spagna e l'Inquisizione nelle tonalità più scure, parte di un gioco politico più ampio, in particolare da parte dei paesi protestanti durante la Riforma. Il drammaturgo inglese William Shakespeare, ad esempio, in Il Mercante di Venezia, presenta il personaggio di Shylock, un ebreo maltrattato da una società cristiana, facendo eco in modo sottile alla narrativa dell'Inquisizione. Questo ha rafforzato lo stereotipo dell'Inquisizione come entità mostruosa. Tuttavia, questi miti fanno più che semplicemente esagerare, spesso oscurano la realtà più sfumata dell'Inquisizione spagnola. La vera narrazione riguarda meno la brutalità indiscriminata e più un'istituzione complessa e sfaccettata. Il suo ruolo variava dall'applicazione dell'uniformità religiosa al consolidamento del potere della monarchia. La sua influenza era avvertita dai villaggi più piccoli alle corti più grandiose, tessendo un complesso arazzo di fede, paura e potere. Quando le ombre incontrano la luce, lo scontro dell'Inquisizione spagnola con l'Illuminismo. Nel grandioso arazzo della storia umana, l'Inquisizione spagnola e l'Illuminismo potrebbero sembrare mondi distanti. Uno rappresenta l'autorità inflessibile e l'intolleranza zelante, l'altro simboleggia un periodo luminoso di ragione, interrogativi e la ricerca delle libertà individuali. Tuttavia, i loro fili si intrecciano in una danza intricata che dipinge un vivido quadro del passaggio societale dal dogma inflessibile all'alba del pensiero progressista. Mentre l'Inquisizione spagnola esercitava il suo potere con una mano di ferro nel XV secolo, un seme di ribellione era già stato piantato. Questo seme, nutrito dai venti intellettuali del Rinascimento, sarebbe cresciuto nel robusto albero dell'Illuminismo nei XVII e XVIII secoli. Dalla penna di Voltaire alle audaci teorie di Galileo, questo periodo rappresentava una radicale inversione di tendenza nel pensiero, sfidando lo status quo e propugnando la tolleranza religiosa e la libertà di pensiero. La Spagna, con l'Inquisizione che proiettava ancora una lunga ombra sulla sua società, si trovava a un bivio.
gli ideali dell'illuminismo filtravano nella nazione attraverso la letteratura, il discorso intellettuale e i grandi saloni dell'Accademia. Eppure, questi nuovi concetti non erano accolti da tutti. Anzi, erano visti da alcuni come sostanze pericolose che minacciavano l'ordine delle cose. L'Inquisizione vedeva l'afflusso di idee illuministiche come una sfida diretta. Quando il filosofo Spinoza dichiarò audacemente che Dio e natura erano uno, una dichiarazione che sfumava le linee stabilite del dogma religioso, le campane d'allarme iniziarono a suonare all'interno dell'Inquisizione spagnola. Le opere di Spinoza non furono gli unici scritti illuministici che attirarono l'ira dell'Inquisizione. L'Encyclopédie, un'opera massiccia curata da Denis Diderot e Jean Leron d'Alembert, che propugnava le idee illuministiche, si ritrovò nell'indice dei libri proibiti. Eppure, nonostante questi sforzi per arginare la marea, gli ideali dell'illuminismo continuarono a infiltrarsi in Spagna attraverso circoli di lettura clandestini e società segrete, come i massoni. Nel 1767, Carlo III, che era stato influenzato dalle idee dell'illuminismo durante il suo tempo a Napoli, prese l'eccezionale decisione di espellere i gesuiti, che erano stati forti esecutori dell'Inquisizione. Questo atto simboleggiava un cambiamento significativo nell'equilibrio di potere. Il consigliere del re, il conte di Aranda, incarnava questa transizione quando disse: «La nazione è cresciuta, è maggiorenne, pensa e vuole pensare». Eppure, anche se la presa dell'Inquisizione si allentava, la tensione tra il vecchio e il nuovo rimaneva palpabile. Il processo di Pablo de Olavide, un funzionario governativo riformista accusato di essere un massone e un seguace dell'illuminismo francese bandito, illustrava l'enduring clout dell'Inquisizione. Il sole al tramonto, gli ultimi giorni dell'Inquisizione spagnola. Immaginate un palcoscenico pronto per un dramma lungo secoli, e ora le tende si stanno preparando a chiudersi. L'Inquisizione spagnola, una volta simbolo di paura e controllo, vide le sue fondamenta tremare all'alba del XIX secolo. Questo periodo non fu contrassegnato da conflitti drammatici, ma da un inevitabile cambiamento sociale che portò alla disintegrazione dell'Inquisizione. L'illuminismo, che aveva sottilmente permeato la società spagnola verso la fine del XVIII secolo, aveva iniziato ad esercitare una palpabile influenza sul panorama politico del paese. Nonostante i tentativi di reprimere queste idee progressive, i semi della riforma erano stati seminati. Nel 1808, il popolo spagnolo affrontò una crisi nazionale quando Napoleone Bonaparte invase la Spagna e mise suo fratello, Giuseppe Bonaparte, sul trono. Sebbene il regno di Giuseppe fu breve e controverso, ebbe un impatto significativo sull'Inquisizione. Giuseppe, adottando gli ideali della rivoluzione francese, cercò di modernizzare la Spagna. Riconobbe l'Inquisizione come un'istituzione che apparteneva a un'epoca precedente, incompatibile con i venti di cambiamento che soffiavano in Europa. Il 4 luglio 1808 emise un decreto che aboliva l'Inquisizione spagnola. Anche se il suo decreto sarebbe stato annullato dopo la sua espulsione e il ripristino della monarchia spagnola, il breve assaggio della fine dell'Inquisizione ebbe un profondo impatto sulla psiche spagnola. Le mutevoli correnti non potevano essere ignorate da Ferdinando il VII, che salì al trono nel 1813. Sentendo la pressione, permise il ritorno di una versione più limitata dell'Inquisizione, un'ombra di ciò che era stata in passato. Tuttavia, i semi del dubbio erano stati seminati e il sentimento pubblico verso l'Inquisizione era notevolmente cambiato. La sua fine non era una questione di se, ma di quando. La risposta arrivò con il Triennio Liberal, un periodo di 3 anni, dal 1820 al 1823, di governo liberale in Spagna. Come parte di una serie di riforme, le Cortes votarono per abolire nuovamente l'Inquisizione nel 1820. Tuttavia, il pendolo tornò indietro con il ritorno della monarchia assoluta nel 1823, e l'Inquisizione fu ripristinata. Queste fluttuazioni rivelarono una verità che non poteva essere ignorata. L'Inquisizione non era più una parte inamovibile della società spagnola, ma piuttosto uno strumento politico che stava diventando obsoleto. Il colpo finale arrivò con un cambiamento di potere più duraturo.
La morte di Ferdinando il VII nel 1833 scatenò una guerra civile, nota come la Prima Guerra Carlista, tra i sostenitori della sua figlia neonata Isabella e quelli di suo fratello, Carlos. I sostenitori di Isabella, che alla fine vinsero la guerra, erano fautori di una Spagna più liberale. La reggente, Maria Cristina, avviò una serie di riforme per stabilizzare la monarchia e in questa ristrutturazione politica l'Inquisizione spagnola si trovò in bilico. Il 15 luglio 1834 fu emesso un decreto reale, dichiarando l'abolizione finale dell'Inquisizione. L'istituzione, che aveva gettato una lunga ombra sulla Spagna per secoli, non esisteva più. Echi attraverso i secoli. Confronto tra le pratiche inquisitorie oltre i confini. Mentre ci addentriamo nel labirinto della storia, incontriamo non una, ma diverse istanze di inquisizioni religiose. Sebbene simili nel nome, le inquisizioni spagnola, romana e portoghese avevano caratteristiche distintive, incidendo le loro orme uniche nelle rispettive regioni ed epoche. Immagina lo scenario della Spagna alla fine del XV secolo. L'Inquisizione spagnola, istituita nel 1478 sotto il regno di Ferdinando ed Isabella, era distintamente nazionalistica. Cercava principalmente di rafforzare il cattolicesimo, unificando la Spagna sotto una sola fede mentre espelleva coloro che non si conformavano. Unicamente operava sotto gili auspici della monarchia, un netto contrasto con altre inquisizioni gestite dalla Chiesa. In contrasto, l'Inquisizione romana, fondata nel 1442, venne alla luce diversi decenni dopo. Conosciuta per il suo approccio meno brutale, era centrata in Italia e controllata dal papato, a differenza della sua controparte spagnola. Il suo obiettivo principale non era la pulizia etnica o religiosa, ma la repressione dell'eresia, in particolare a seguito della Riforma protestante. Mirava a salvaguardare l'integrità della dottrina cattolica, mostrando un grande interesse per le deviazioni intellettuali e teologiche. Famosa per il suo processo a Galileo Galilei, la penna dell'Inquisizione romana con la scienza è ben documentata. Viaggiando in Portogallo, l'Inquisizione portoghese, istituita nel 1436, fu fortemente influenzata dalla sua controparte spagnola, ma manteneva le sue caratteristiche uniche. Si concentrava maggiormente sui giudei convertiti, o nuovi cristiani, e in seguito sui musulmani convertiti. C'era una distinta sfumatura razziale nell'Inquisizione portoghese, dovuta al concetto di limpiezza de sangre, o purezza del sangue, un elemento meno pronunciato nell'Inquisizione romana. Per illustrare questo punto, considera il caso di García de Horta. Un illustre medico portoghese del XVI secolo, de Horta era un nuovo cristiano. Godette di una carriera di successo a Goa, in India, libera dallo scrutinio inquisitorio, fino alla sua morte nel 1468. Tuttavia, il lungo braccio dell'Inquisizione portoghese raggiunse oltre la sua tomba, condannandolo postumo nel 1480 per presunte pratiche giudaizzanti. Questo cupo episodio sottolinea la fissazione dell'Inquisizione sulla purezza del sangue, rintracciando i giudei convertiti anche in colonie lontane. Dalle oscure segrete della Spagna, ai vicoli acciottolati di Roma e alle piazze soleggiate del Portogallo, le Inquisizioni hanno lasciato segni indelebili sulla storia umana. Essi testimoniano le tensioni tra fede e potere, paura e controllo, ricordandoci un passato in cui la paura era sovrana e il sospetto, il pane quotidiano. Echi del passato, le ombre persistenti dell'Inquisizione nei tempi moderni. Mentre gli echi dell'Inquisizione spagnola risuonano attraverso il tempo, il suo lascito intreccia un intricato arazzo di controversia, fascinazione e riflessione nella società contemporanea. L'Inquisizione spagnola, ricordata come un'istituzione di profonda intolleranza e brutale soppressione, è uno spettro che continua a tormentare la Spagna e la coscienza globale. All'interno della Spagna, il racconto dell'Inquisizione è diventato intrecciato con l'identità della nazione e la sua lotta per riconciliarsi con un passato tumultuoso. Il ruolo dell'Inquisizione nella conversione forzata e nell'espulsione di ebrei e musulmani rimane un triste promemoria dell'intolleranza religiosa e delle sue gravi conseguenze. Il cinquecentenario del 1992 dell'espulsione degli ebrei dalla Spagna, segnato da solenni commemorazioni e scuse ufficiali, ha testimoniato l'impatto duraturo di questa ferita storica,
Eppure, non è solo lo spettro dell'intolleranza religiosa che perdura. L'eredità dell'Inquisizione si riflette anche nella moderna lotta della Spagna con questioni di censura e repressione politica, in particolare durante il regime dittatoriale di Francisco Franco nel XX secolo. Il regime di Franco, in un inquietante eco dell'Inquisizione, ha utilizzato tattiche simili di paura e repressione per soffocare il dissenso e mantenere il controllo, un forte promemoria dell'impatto duraturo dell'Inquisizione sulla psiche spagnola. A livello internazionale, l'Inquisizione spagnola è diventata un simbolo di zelo religioso estremo e persecuzione inquisitoria. Permea la cultura popolare, la sua fama infame offre terreno fertile per una serie di espressioni culturali, dai romanzi ai film, dalla musica al teatro. In Il Gobbo di Notre Dame di Victor Hugo, il tormentato personaggio di Claude Frollo è una fredda incarnazione del fanatismo inquisitorio. Nel cinema, film come Goya's Ghosts e Il Pozzo e il Pendolo offrono esplorazioni cinematografiche del terrore dell'Inquisizione. Le parole immortali della troupe comica britannica Monty Python, "Nessuno si aspetta l'Inquisizione spagnola", hanno risuonato ben oltre le loro origini comiche, incarnando la sorpresa e la paura che l'istituzione ha ispirato. Nel frattempo, il gioco da tavolo Tortuga 1667 e il videogioco Assassin's Creed Doom Discovery offrono esperienze interattive che portano l'Inquisizione dalle pagine della storia nelle mani dei consumatori, amplificando ulteriormente la sua risonanza culturale. Anche se spesso sensazionalizzati, questi ritratti suggeriscono una fascinazione societale più profonda nel comprendere i meccanismi di potere, paura e intolleranza che guidavano l'Inquisizione. È come se, esaminando questo oscuro capitolo della storia, la società lottasse con la propria capacità di intolleranza e oppressione, cercando lezioni per illuminare il presente e guidare il futuro. Gli echi dell'Inquisizione risuonano anche nei corridoi dell'Accademia. Gli studiosi continuano a sezionare e discutere la sua natura, le motivazioni e gli impatti, cercando di estrarre fatti da secoli di mito accumulato ed esagerazione. Il controverso lavoro dello storico Henry Kamen, ad esempio, ha cercato di sfidare le narrative radicate e gettare l'Inquisizione in una luce un po' meno sinistra. Il poeta del XV secolo, Antonio de Nebrija, una volta disse: «La lingua spagnola è lo strumento perfetto dell'impero». Mentre ricordiamo l'eredità dell'Inquisizione, possiamo riflettere sull'ironia nelle parole di Nebrija. Per davvero, la lingua divenne non solo uno strumento d'impero, ma anche uno strumento di repressione durante il regno dell'Inquisizione. Ora usciamo dall'imponente ombra dell'Inquisizione spagnola, portando con noi il ricordo del suo impatto, le lezioni apprese e le domande che continua a suscitare. Queste storie, tanto austere quanto illuminanti, offrono una bussola unica, guidandoci mentre navighiamo nelle complessità del nostro mondo. Servono come potente promemoria che comprendere il nostro passato rimane la chiave per plasmare il nostro futuro. Grazie per esservi imbarcati in questo viaggio, nel cuore di un periodo fondamentale della storia. Ricordate, gli echi della storia sono la nostra guida e i suoi sussurri sono il vento sotto le ali del progresso.